Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Questo sarà un video chiacchiericcio, abbastanza veloce anche, perché voglio raccontarvi la modifica che andremo a fare qui in casa. Sono contentissima di aver preso questa decisione. Era da un po' di mesi ormai che ci pensavo e abbiamo deciso di farlo. Tanti di voi probabilmente non si aspetteranno questa modifica, questo lavoro, perché qui su YouTube non ne ho mai parlato. Però ve l'ho tenuto nascosto, se nascosto si può dire, semplicemente perché volevo essere sicura al 100% di andare a fare il lavoro prima di raccontarlo, perché si sa mai, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, quindi prima ci siamo assicurati di procedere con il lavoro e quindi adesso ve lo posso annunciare, posso raccontarvi anche voi cosa abbiamo deciso di fare qui in casa, perché verrà trasformata, cambierà completamente l'aspetto della nostra casa con questa grande modifica. Vi ho messo però sul cavalletto perché altrimenti esce un video tutto così traballino. C'è Gioia che vuole uscire, perdonatemi, li apro. Ok, eccomi qui. Allora, sono pronta per raccontarvi questa modifica che andremo a fare. E come vi dicevo, in realtà non ve ne ho mai parlato qui su YouTube perché inizialmente era una cosa che non era in programma di fare, però poi nel vivere la casa, insomma, ci siamo resi conto che forse è un lavoro da fare. Nel frattempo Gioia sta abbaiando, si vede che ha visto qualche cagnolino. Comunque, questo era un lavoro, poi arrivo al succo e vi racconto com'è, però magari intanto che vi parlo fatemi sapere se potete immaginare di cosa si tratta, magari scrivendo qua sotto nei commenti proprio mentre sto chiacchierando adesso. Inizialmente, quando la casa era vuota e dovevamo arredarla, scegliere i mobili, scegliere tutto, io avevo pensato di fare questa cosa, ci avevo pensato, poi però parlando anche con Ste abbiamo detto aspettiamo un attimo, intanto facciamo tutte le altre cose, poi magari nelle più avanti, insomma, quando saremo dentro, decideremo se farlo oppure no. Ci siamo decisi per valorizzare al meglio una zona della casa che è il soppalco, che ne risentiva un pochettino. Vogliamo rendere la casa ancora più luminosa, farla sembrare ancora più grande, e quindi abbiamo deciso di sbiancare le travi. Quelle che vedete adesso qui sopra di me sono delle travi che abbiamo vista in tutta la casa, quindi cucina, zona notte e sul soppalco. Devo dire che qui in cucina, in questo ambiente, non mi dispiacciono neanche così, perché comunque c'è tutta bianca la cucina, quindi quel tocco di marrone può anche starci bene, però il soppalco, specialmente la zona divano e la zona computer, resta molto molto buia, anche se siamo in piena estate, anche se sono le 2 del pomeriggio, proprio perché c'è il tetto, specialmente sulla zona divano, proprio che è molto basso, quindi scurisce molto quell'ambiente. Io adoro la casa luminosa e quindi alla fine ci siamo decisi a fare questa grande modifica. Dico grande modifica perché il pittore, che tra l'altro ho già chiamato, è già venuto e ha, insomma, ha visto la casa, anche se in realtà il pittore è lo stesso che poi ci aveva dato una verniciata velocissima alle travi prima di entrare con uno smalto trasparente, quindi in realtà conosce la casa e ci ha già lavorato qui dentro, però l'ho chiamato e lui subito mi ha detto: quando è venuto avete preso un'ottima decisione, vedrete come la casa cambierà completamente aspetto, prenderà un sacco di luce, sembrerà ancora più grande, e poi ormai lui mi dice che il 99% delle case che hanno il travi a vista le sbianca, se sono marroni le sbianca, se invece sono ancora da mettere, il 99% dei clienti le sceglie chiare, proprio perché donano un sacco di luce all'ambiente. Le travi marroni sono belle, però ora vi dico, sono belle in casa degli altri, proprio perché avere costantemente sopra la testa questo scuro alla lunga stufa, almeno me personalmente ha stufato. Quindi abbiamo deciso di fare questo lavoro e partiremo proprio dal soppalco, che è la zona che più ne risente,
e dopo comunque vi faccio vedere senza mettere nessuna luce, senza aumentare la luminosità del video, così vi rendete conto effettivamente di quanto buia è quella zona della casa. E poi penso di fare anche tutto il resto, cucina compresa. Inizialmente quando lui è venuto gli ho parlato soltanto della zona più alta, perché era quella che più mi premeva andare ad illuminare. Però lui mi ha detto: nel momento in cui ti darò la prima mano su di sopra, sicuramente vorrei fare anche il resto della casa, perché il marrone non ti piacerà più. E mi conosco abbastanza bene, sapete quanto io ami il bianco, i colori chiari, quindi probabilmente andremo a fare tutta la casa alla fine. Ovviamente vi terrò aggiornati, quindi farò magari qualche video del prima e del dopo, così da poter vedere la differenza. Comunque adesso vi porto su di sopra, così vi faccio vedere attualmente com'è l'ambiente. Tra l'altro è proprio l'ora dove in teoria dovrebbe entrare più luce. Tra l'altro oggi c'è anche un po' di sole, quindi è una bella giornata. Sono 10 all'una, mancano proprio 10 minuti all'una, quindi appunto è l'orario insomma più luminoso della giornata, specialmente in questo periodo. Però ripeto, anche in estate è una zona quella che resta molto molto scura, e voglio andare a dare più luce e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Non sto più nella pelle, sono super impaziente e non vedo l'ora di iniziare i lavori. Sarà una cosa abbastanza impegnativa comunque, perché dovremo spostare tante cose che ci sono in casa, perché comunque ormai è arredata completamente, quindi dobbiamo togliere i divani, spostare le TV, insomma tutte le cose che possono essere ad intralcio al pittore durante i lavori. Comunque adesso saliamo. Però prima di salire ci tengo a farvi vedere anche la cucina, che ripeto, essendo tanto bianca, comunque sta bene anche così. Poi c'è da dire che è una cosa soggettiva, deve piacere. C'è chi ama il legno così al naturale, c'è chi invece ama seguire un po' anche le tendenze, quindi orientarsi su una casa un pochettino più moderna, quindi con le travi chiare, e forse le travi così stonano un pochettino, cioè le vedo più come travi da montagna o in un ambiente un po' più classico. Adesso perdonate se magari traballa un pochettino l'immagine, comunque volevo farvi vedere quanto è alto il soffitto, ecco qua. Però vedete quanto stacca questo colore con l'ambiente che lo circonda. Il contrasto è troppo alto, e quindi penso proprio che il bianco ci stia sicuramente meglio. Io ho messo sul cavalletto, così almeno l'immagine è più stabile e non vi faccio venire il mal di testa. Non so se da qui si percepisce, ma queste travi sono molto basse. Dopo, quando saliamo, comunque noterete subito questa cosa. Essendo molto basse, vanno a incupire, a rendere molto scura questa zona dove abbiamo appunto il divano. Ed eccoci qui sul soppalco. Guardate, vedete quanto il tetto è basso, e quindi questa zona potete notare quanto sia poco luminosa. Comunque sono qui per farvi vedere quanto resta scura questa zona della casa. Adesso noto che in videocamera sembra molto più luminosa di quello che in realtà è, perché poi la macchina fotografica sistema a modo suo un po' le luci, quindi ha alzato leggermente la luminosità, ma in realtà non è così luminosa. E potete notare quanto il tetto sia basso, perché guardate, cioè praticamente ci arrivo semplicemente salendo sul divano, anzi in realtà anche senza sedere sul divano riusciamo, sicuramente meglio di me, riusciamo a toccare il soffitto, proprio perché qui il tetto scende, quindi giustamente si abbassa, tipo mansardato, se così si può dire. E l'altra zona che resta molto molto scura è questa, ovvero il soppalco piccolo dove teniamo il computer, come potete vedere alle mie spalle. Qui, avendo realizzato questo soppalco che inizialmente non esisteva, quindi questa zona in realtà da sotto era molto molto alta, e abbiamo deciso di sfruttare l'altezza andando a realizzare un altro soppalco per tenere poi i computer. Però facendo in questo modo ovviamente ci siamo avvicinati tantissimo al tetto, e qui potete vedere, ripeto, spero di essere a fuoco, potete vedere che praticamente le travi sono alla nostra altezza, tant'è che molto spesso ci prendo dentro, mi faccio anche un gran male, ci picchiamo con la testa nell'alzarci dalla scrivania, ma dettagli. Faccio un'altra ripresa anche da qui per farvi vedere. Notate che
resta appunto molto buia. Poi qui, non essendoci nessuna finestra, ovviamente la luce fa fatica ad arrivare. L'unico finestrone ce l'abbiamo qui sotto, però non è abbastanza per portare la luce anche qui sopra. Ed è questo il motivo principale per cui abbiamo deciso di sbiancare tutte le travi. Sono tornata qui in cucina perché la luce è migliore, così posso concludere il discorso. Come avete visto, resta molto molto buia quella zona. Poi per il resto in realtà non ci sono problemi, però ripeto, pensiamo di fare tutto quanto, però vi tengo aggiornate perché poi si sa mai, non do nulla per scontato, magari invece faremo soltanto sopra. Adesso vediamo, l'idea è di fare tutto, ma comunque di partire da sopra e poi di vedere se completare la casa, che ripeto penso di fare, però si sa mai. Sicuramente, come dicevo prima, è una cosa soggettiva, quindi o piace o non piace. Magari tanti di voi mi diranno: è già tutto bianco, non è necessario sbiancare anche quelle, perché altrimenti la casa diventa fredda, non è più accogliente e bla 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 e bla 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 e bla bla bla. Deve piacere, qui ci abitiamo noi, a noi piace l'idea di sbiancare le travi, quindi lo facciamo. Se agli altri non piace, sinceramente a noi non interessa, anche perché penso che in casa ognuno faccia quello che voglia, come è giusto che sia. Quindi se a una persona piace uno stile o riempire la casa di colori, è giusto che lo faccia, perché appunto è casa sua. Se un'altra persona invece preferisce un ambiente più neutro, con pochi colori, che faccia quello. Insomma, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno di voi ha fatto questo cambiamento in casa, quindi è andato a schiarire le travi, e se è rimasto contento, quali sono i pro e quali sono i contro, perché comunque la cosa di cui sono già sicura al 100% è che si vedranno molto di più le ragnatele, ovviamente sul bianco penso sia normale. Adesso un po' si camuffavano. Quella era la cosa positiva, devo dire. È una cosa che sinceramente mi spiace, ma che purtroppo ho provato a informarmi, ma non si può fare assolutamente niente, è quella che spariranno i nodi. Quindi, non so, magari qua si intravede qualcosa. Vedete ad esempio questi nodi qua che si vedono? Qua si vedono perché il legno è naturale ed è stato verniciato di questo color, perché in realtà non è neanche troppo scuro, cioè marrone non chiarissimo, però non è un noce scuro, che sarebbe stato davvero troppo in questa casa. Però essendo stato verniciato, se noi vogliamo schiarire le travi, purtroppo i nodi spariranno, quindi l'effetto legno così marcato verrà un po' a mancare. Ho provato a informarmi su internet, ho fatto un sacco di ricerche, ho chiesto al falegname, ho chiesto al pittore, ma tutti mi hanno dato la stessa risposta: per avere le travi con appunto l'effetto vero del legno, quindi i nodi, le venature, tutto quanto, bisogna partire da delle travi grezze, quindi dal legno grezzo non trattato, e questo può avvenire soltanto durante la costruzione della casa, durante la costruzione del tetto. Prima ancora di fare il tetto bisogna posare delle travi di legno grezzo, e poi si possono pitturare del colore che più si preferisce, e quindi vedere ancora i nodi e tutte le particolarità del legno. Ovviamente si percepirà ancora che il soffitto non è un classico soffitto, ma è un soffitto in legno, però tutti i nodi, tutte le venature che adesso vediamo verranno appunto nascoste. Purtroppo, e dico purtroppo perché il legno, come potete vedere comunque dai miei video, mi piace. Infatti abbiamo fatto tanti ambienti della casa con questo materiale, che abbinato al bianco trovo tra l'altro sia bellissimo. Però essendo state verniciate non possiamo farci nulla. L'unica alternativa era sabbiare tutto, ma vuol dire fare un polverone di quelli pazzeschi. Questi lavori si fanno soltanto in case completamente vuote, che sono da ristrutturare, quindi ad esempio case vecchie che vengono proprio ristrutturate da zero. Allora lì un lavoro di questo genere si può anche prendere in considerazione, a parte che penso sia anche abbastanza costoso, però in questo caso, essendo tutto completamente arredato, era
praticamente impossibile fare un lavoro di questo tipo, e quindi andiamo semplicemente a pitturarlo con dello smalto all'acqua, che sarà bianco ma non sarà un bianco come ad esempio la cucina, è una tonalità leggermente più calda. Detto questo, spero che questo video un po' così chiacchiericcio vi sia stato di compagnia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi aspettavate questa modifica da parte mia. Un bacione e a presto, ciao!